sta per iniziare. La casa della fantasia, ogni storia ti porta via, sulle stelle puoi volare dei sogni. La casa della fantasia di e con Antonio Argenio, una produzione RBE TV. Ciao bambini, benvenuti, bentornati nella casa della fantasia, la casa di Mascon. Ulla, buongiorno a tutti bambini, che bello rivedervi, sono proprio contento. Già. Sì, e io sono anche curioso, siete riusciti a trovare delle parole gentili? Vi ricordate che avevo chiesto quello? Le avete trovate? Bene, ma soprattutto le avete usate? E certo, e dovete usare tutti i giorni! Però oggi in realtà sono qui perché ho un piccolo problema. Oh, dimmi, qual è il problema? Allora, il problema è che sono stufo, stanco, veramente stanco, di sentire sempre i miei bambini che dicono «Non ce la posso fare, non sono capace». In continuazione, ogni volta che do un compito un pochino più difficile, ogni volta che provano una cosa nuova, non sono capace, non ci riesco. Oh, ma questo è veramente triste. Eh sì, e allora per, come dire, spiegarlo meglio ai miei amici bambini e ai miei alunni, a tutti quelli che ci seguono, volevo raccontare una storia. Però, qual è quel personaggio che ha veramente tanto coraggio, che non si tira mai indietro? Chi è? Ma sono io! Sì, ma certo, tu non ti tiri mai indietro, per carità. Ma c'è un personaggio... Ah, sì! I cavalieri, quelli sono coraggiosi, non si tirano mai indietro. Ah, ma è troppo scontato! Perché invece non racconti la storia di un drago? Ecco, un drago potrebbe essere interessante. Ma sì, potrei provarci. Sì, potrei raccontare la storia di un drago. Mi sta venendo in mente. Oh, vedi che la fantasia funziona? Arriva la fantasia. Sì. Quanta gioia in questa fantasia. Allora, bambini, sapete cosa faccio? Vi racconto la storia di un drago. Ma devo trovarlo. Ah, non ti preoccupare, ci penso io. Vado giù, lo cerco e te lo mando su immediatamente. Grazie, Mascon. Allora vai a cercare il drago. Allora, vediamo un po'. L'hai trovato? No, aspetta! Dai, dov'è il drago? Ecco qua. Speriamo, bambini, soprattutto che sia un po' disponibile, perché si sa, i draghi hanno un caratteraccio, quindi non vorrei mai... Vabbè, vediamo. Signor Drago? Ed eccomi qua! Buongiorno a tutti! Allora, sono qui per la merenda? Cosa mi mangio? Mi mangio te? No, non sei qui per la merenda. Sei qui perché volevo raccontare una storia. Ah, bene. Allora io farò il drago. Sì, direi di sì, tu puoi fare il drago. Ecco. Vi racconto una storia classica, no? La storia di un drago, e ce l'abbiamo, è proprio qui. Ed eccomi qui, drago ferocissimo! E anche un alito un po' pesante. Hai mangiato bagna cauda ieri? No, ho mangiato la signora mentre preparava la bagna cauda. Ma non si fa! Vabbè, ma sono sempre un drago, no? Certo, hai ragione. Allora, la storia di un drago che rapisce una principessa. Aiuto! Aiuto! Un drago! Eh sì, la cattura, la porta dentro una torre. Poi a un certo punto arriva un cavaliere, un bel cavaliere con armatura luccicante. Che combatte contro il drago. Bam! È finito! Sì, scusa, era l'esempio della storia. Combatte contro un drago, lo sconfigge e libera la principessa. Oh, mio eroe! Finiscono sempre così le storie con le principesse. E ecco, questa storia... No! Come no? No! Perché no? Sono stufo! Non voglio più fare quella parte! Ma e come no? Non vuoi fare più quella parte? No! Basta! Basta rapire principesse sdolcinate!
Basta combattere contro impavidi cavalieri! Basta, basta, basta! Adesso voglio fare io l'eroe! Vuoi fare l'eroe? Sì! Ti sembra giusto? Devo fare sempre il cattivo! No, no, è vero, non è giusto. Puoi anche decidere di fare l'eroe. A volte la fantasia serve anche a quello. Va bene, facciamo così. Fai l'eroe. Però devi trovare una storia. Una storia che possa ospitarti per poter fare l'eroe. Va bene, va bene. E allora vado alla ricerca di una storia per diventare un eroe. E così il drago si incammina. Si incammina nel mondo delle favole e va a cercare una favola dove finalmente lui possa diventare un grande eroe. Pensate un po', subito incontra l'omino di marzapane. Lo conoscete, no, l'omino di marzapane? Quello che si mangia, sì, però è, come dire, una decorazione di Natale. Ecco, lo incontra e succede questo. Ehi là, omino di marzapane! Posso entrare nella tua storia? Potrei salvarti da quella brutta volpe laggiù che sta arrivando! E l'omino di marzapane risponde: no, 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 no! Non è così che va a finire la mia storia! Non ci sono draghi nella mia storia! Uffa! E allora il nostro drago si incammina, va verso una collina. Sopra la collina c'è un porcellino che sta costruendo una casetta tutta di legno. E allora il drago... Ehi là, porcellino! Che dici? Posso entrare nella tua storia? Potrei salvarti da quel brutto lupo gigante che sta arrivando, eh? Che dici? Che dici, eh? E il porcellino risponde... No, 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 no! Non ci sono draghi nella mia storia! Uffa! E il drago inizia a essere un po', come dire, triste e sconsolato, però si incammina verso il paese delle favole, attraversando il bosco. Pensate, incontra Riccioli d'Oro, quella con tutti i capelli ricci, biondi, bella, Riccioli d'Oro, incontra Hansel e Gretel, i due fratellini, quelli che trovano la casetta di marzapane, li conoscete, no? Incontra Pinocchio, quello col naso lungo, quello che dice le bugie, il naso si allunga. Poi incontra, chi incontri ancora che non ricordo? Ah, beh sì, certo, incontro Cappuccetto Rosso. Eh sì, Cappuccetto Rosso, Cenerentola, insomma, li incontra proprio tutti, tutti, tutti. Ma nessuno lo vuole nella propria storia. Già. E allora, triste e sconsolato, il drago si ritira nella sua grotta e si ferma lì. Ma da lontano scorge un'enorme pianta di fagioli, enorme, gigantesca, e su questa pianta c'è un ragazzo che sta correndo come un matto per scendere perché è inseguito da un gigante terribile. Oh là, un gigante veramente cattivo, tremendo. Alto più di un albero. Sì. E allora il drago si rincuora, corre verso la pianta di fagioli e urla: ehi tu, lassù! Posso entrare nella tua storia? Potrei salvarti da quel grosso gigante! E Jack, il bambino che si arrampica sulla pianta di fagioli, risponde: no, no, non è così che va a finire la mia storia. Non ci sono draghi nella mia storia! Intanto il gigante... Ucci, ucci, sento odore di dragucci e con la sua mano afferra il drago per il collo. Non ci voglio più stare in questa storia. No, 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 non ci penso proprio. Anche il drago inizia ad avere un po' di paura. Ma una piuma dell'oca che stava portando Jack sulle spalle finisce proprio dentro la narice del drago. La piuma che è finita nel naso del gigante fa fare al gigante esattamente questo. E con il suo starnuto spegne il sole. Il sole si spegne. E cosa succede? Diventa tutto
tutto buio nel mondo delle favole. Tutto completamente buio. Però è un disastro. Eh sì, è un disastro, perché nel mondo delle favole il buio è veramente, come dire, un danno. Ad esempio, Pinocchio sta per sbattere il naso contro Cappuccetto Rosso. Sì, sai che male. E poi Cenerentola sta per mettere il piedino senza scarpetta in una pozzanghera di fango e acqua. E poi, ancora peggio, Riccio di Dolo rimane impigliata nelle zampe dell'orso con tutti i suoi capelli. Ma la cosa più brutta è che Ranocchio sta per baciare uno dei tre porcellini! Altro che principe! Diventerà un principe porcello, di sicuro! E allora l'omino di marzapane chiede aiuto proprio al drago. Drago, drago! Drago! Ti prego, aiutaci! Abbiamo bisogno di un eroe! Non posso! Non sono capace! Non mi avete voluto e non sono capace! No, no, fermi! Fermi! È proprio qui che ti volevo. Io non posso sentire. Non sono capace. Non si può. Tu hai provato a farlo? No, non ci ho provato. No, è certo che non ci ho provato. Non sono capace. Ma no, prima ci devi provare. Se non ci provi, come fai a dire che non sei capace? E anche se ci provi e sbagli, ci devi provare, provare e riprovare ancora. Solo in questo modo puoi dire alla fine, non fa per me, non sono capace. Però quasi sempre alla fine ci riesci. E allora cosa fai? Provaci. Ci provo? Ma sì, provaci, ci provo allora. Vado, orso, volo verso il cielo. E uno, e due, e... Con una fiammata il drago riaccende il sole. Evviva! Evviva! Viva! Evviva! Finalmente! Finalmente il drago diventa un eroe. E sì, diventa un eroe perché ha avuto il coraggio di provarci. E sì, il coraggio di provarci un'altra volta. E bravo il nostro drago! Evviva il drago! Evviva me! Ma che storia fantastica! Magnifico, maestro Antonio! Ah, vedi come funziona bene la fantasia? Sì, funziona proprio bene. Sono contento perché secondo me con questa storia si può capire benissimo che non bisogna mai dire non ce la posso fare! No, non va detto assolutamente mai. Allora, diamo un compitino a questi bambini? Sì, diamo un compitino a questi bambini. Il compito di questa settimana è non dire mai non ce la posso fare. Anzi, andate a cercare quelle cose che avete sempre, come si dire, messo da parte perché non sono capace. Esatto, cercatele e provateci, perché alla fine sarete sicuramente più contenti che non averci provato affatto. E certo. Allora, bambini, volevo anche spiegarvelo con, come dire, in altro modo, con una piccola canzone, una filastrocca. Una filastrocca che adesso, l'altra volta non ve l'ho presentata, ma oggi ve la presento. Vi presento la mia chitarra e poi vi suonerò una bellissima filastrocca. Scritta da me, assolutamente. Una filastrocca fatta apposta per voi, per poter dire insieme, ce la posso fare! Ce la posso fare! Eccomi, bambini. Ora vi presento la mia magica chitarra. Me l'ha regalata un elfo. Sì, una volta ero sotto l'albero che stavo riposando e canticchiavo, è uscito fuori questo elfo e ha detto, ti devo dare una chitarra, così canticchi anche suonando. Eccola qua, si chiama Cantafila. È una chitarra ricoperta da pagine di un libro molto vecchio, un libro del 1800. Sì, la storia di Pinocchio. È lei che ci accompagnerà in queste puntate per ascoltare le filastrocche, così come avete visto già nella puntata scorsa. E ora vado nel mio angolo per cantarvi una bellissima canzoncina. Questa vetta fino in cima senza fretta, sto sudando e faticando, ma di smettere non ho voglia, perché sai cosa ho imparato?
a scalare le montagne, fino in cima senza lagne, ho imparato a dire che ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. A scalar le montagne, a mangiare le castagne, a sognare i più bei sogni, io ce la posso fare. Quanto è alta questa vetta, fino in cima senza fretta, sto sudando e faticando, ma di smettere non ho voglia, perché sai cos'ho imparato? A scalare le montagne, fino in cima senza lagne, ho imparato a dire che insieme, bambini, ce la posso fare. Ancora più forte, ce la posso fare. Insieme, ce la posso fare. A scalar le montagne, a mangiare le lasagne, a sognare i più bei sogni, io ce la posso fare.